Ciao amici, benvenuti tutti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Mi fermo con le mani perché qualcuno mi ha detto che non andava bene. Allora, oggi iniziamo a parlare un po' del campionato di calcio 2022-2023. Perché questo? Perché in pratica l'altro giorno, parlando anche con i miei colleghi, vedendo pure qualche cosa su internet, qualche notizia, mi è capitato di vedere i diritti televisivi del campionato di calcio 2022-2023. Io ovviamente faccio tifo per Sky, perché soprattutto la qualità del servizio, la visione dell'immagine, il 4K, la velocità e tutto il resto sta aumentando sempre di più. E vedersi una partita che va a scatti o che si vede male e lasciamo perdere fa anche un po' fastidio, anche perché paghi un abbonamento e vederlo male. Non so voi. Se lo vedete male, bene, fatemelo sapere nei commenti, scrivete nei commenti qui sotto perché voglio sapere un po' come è andato il vostro campionato di calcio, soprattutto quello che avete visto, quello che siete riusciti a vedere, perché vorrei capire e farò anche nei prossimi video. Faremo anche della situazione tema calcio sul tema diritti televisivi, anche perché Sky sta ritornando, speriamo, all'attacco per questi nuovi diritti televisivi. C'è anche, da quello che ho letto, Amazon Prime che vuole acquistare altri diritti televisivi e staremo a vedere. Per il momento è di DAZN e TIM sempre i diritti televisivi, però ci sono queste cose in atto. Anche perché onestamente vedersi una partita che si vede male e tutto il resto pagando anche un abbonamento mensile, questa cosa diciamo che ha bip. Ok, quindi questo era un video introduttivo perché voglio aprire anche con voi una discussione su questo caso, che casomai ne faremo anche dei video dedicati. Vi spiegherò bene o male come funziona il servizio di Sky e come sta funzionando quello di DAZN. Sapevo che DAZN aveva fatto dei nuovi server proprio per l'alta definizione e tutto questo, ma pare che non funziona. L'ultima volta che ho visto la partita di DAZN non è che sia stata un granché. Non so voi, forse in zone dove la connessione è più veloce si vede meglio, full HD. Io ho visto tutto sgranato e ogni tanto mi si bloccava anche il segnale. Quindi quello che vi dico, stiamo a vedere. Nel frattempo, se volete abbonarvi a Sky, mi raccomando, scrivetevi, vi faccio anche provare Sky per un mese gratis. E è semplicissimo, basta che mi scrivete anche in diretta qui sotto nei commenti o anche in privato e non c'è problema, ci sentiamo anche per telefono. Quindi per questo video è tutto, volevo fare questo video introduttivo per i prossimi video che arriveranno per andare più a fondo sul campionato di calcio, perché mi interessa il campionato di calcio quando inizierà. Sarà secondo me un boom, molte persone chiederanno come posso farlo vedere di qua e di là. Vedremo, forse ci saranno cambiamenti, forse no, staremo a vedere. Quindi per questo video è tutto, mi raccomando, lascia un like, iscriviti al canale. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ciao!